Allora, se sentiamo Daniela Matronola sempre parlare di terremoto con madre e figlia, di cui poi leggeremo un estratto. Allora, mi è fatto piacere sentire tutte le notazioni biografiche, autobiografiche che Arturo ha fornito intorno a questo testo, che effettivamente è un testo, se vogliamo, largamente autobiografico. Allora, il testo di cui parliamo appunto si chiama Terremoto con madre e figlia, è un testo teatrale in tre atti. Il primo atto si intitola Il pranzo, il secondo atto si intitola Le visite, il terzo atto si intitola La partenza. Allora, è un testo scritto effettivamente in una lingua, in una scrittura molto poetica, poetica nel modo in cui Fabrizio Ramondino concepiva la scrittura poetica, concepiva la poesia, lei stessa in una poesia che fa parte della raccolta Per un sentiero chiaro, una poesia che si chiama Tradimenti, dice: la mia scrittura è impoetica e strana, perché sia in questa raccolta poetica che è uscita nel 2004 e raccoglie una sorta di diario in versi, ripeto, si chiama Per un sentiero chiaro, dove appunto c'è una raccolta di poesie che parte dal 1956, quindi è una messe proprio di poesie che sono suddivise in tre periodi, in tre fasce, diciamo, di anni. Sia in questo testo, che è un testo teatrale, per cui è scritto in effetti in versi, nel senso che la prosa è tutta diciamo racchiusa tra le parentesi nel corsivo che serve a dare le indicazioni agli attori, serve a dire come la scena, come si muovono i personaggi sulla scena, ma invece le battute, i dialoghi sono chiaramente, sono evidentemente scritti appunto in una sorta di versificazione in poetica estranea, in cui, come diceva giustamente Arturo, sono molte le ripetizioni, cioè a dire evidentemente i passaggi ossessivi. Una caratteristica abbastanza significativa del testo è che la scena è sempre fissa ed è una sorta di soggiorno salotto con angolo cottura in cui campeggia anche una sorta di quinta viola che diciamo copre questo angolo cottura, dove ogni tanto la madre va soprattutto a preparare il caffè, a riempire la tazzina di caffè di brandy, dopo che ha bevuto la tazzina di caffè col brandy, a rabboccare il brandy oppure a servirsi un bicchiere di vino rosso, perché la madre appunto è sostanzialmente un alcolista. È una scena fissa, una scena in cui, come diceva anche Arturo, c'è pochissima luce perché in effetti quella è l'atmosfera di un interno napoletano in un palazzo storico, c'è una sorta di porta finestra da cui in realtà entra pochissima luce, però è vero anche che la madre vuole stare in questa penombra, vuole stare in questa specie di quasi buio, mentre è la figlia che ogni tanto, tornando a casa dalle sue escursioni esterne, subito appena entra accende la luce elettrica, perché appunto vuole la luce. Dunque, il rapporto tra questa madre e questa figlia è un rapporto certo di conflitto generazionale in effetti, però è un rapporto di grande tenerezza, di grande amore, ma appunto è questa tenerezza, questo amore, sono una tenerezza e un amore di carattere ruvido, ruvido com'è questa madre. È significativo il fatto che la figlia sia
chiaramente una ragazzina piccola di 14 anni che vuole conoscere la vita e che è molto contenta del fatto che a causa del terremoto oramai le mattine a scuola sono sempre di assemblea. È bello, lei dice, è bello perché all'assemblea noi quando vogliamo ce ne andiamo, no? Ma soprattutto in questo periodo, che è un periodo drammaticissimo, un periodo anzi abbastanza tragico, siamo ad appena un mese dall'evento del terremoto, siamo praticamente nei giorni immediatamente prima di Natale, questa ragazzina è contenta di sperimentare un minimo di vita sociale, in cui tra l'altro lei mostra tutta la sua ingenuità, tutta la sua fragilità, per esempio mostra anche di essere una ragazzina molto ingenua, molto pulita, molto innocente, quasi pura e ingenua nelle sue, per esempio nelle sue cotte, nelle sue, nel fatto appunto di approfittare di tutta una serie di momenti nei quali può uscire con le amiche, ma soprattutto può vedere il ragazzo che le piace. È per esempio molto diversa dalle ragazzine che lei frequenta. A un certo punto, nel secondo atto, che si chiama Le visite, che poi è l'atto da cui è tratto il brano che Carolina e Marina leggeranno, reciteranno, arrivano queste amiche, la rossa, la bruna, la bionda, che sono delle ragazzine, anche loro chiaramente sono ragazzine sempre di 14 anni, però sono più sguaiate, sono più scafate, diciamo così, e per esempio sono molto contente di far vedere alla madre Bottiglia, che loro portano i tacchi a spillo. Allora la figlia si appassiona a questa cosa e vorrebbe che la madre le comprasse delle scarpe, però per esempio lei, la bambina, cioè la ragazzina, non vuole i tacchi a spillo perché lei non è come queste altre ragazzine. È molto bello il fatto che queste ragazzine, che sono appunto molto scafate, molto libere, poi invece esprimono a questa madre la loro ammirazione, le dicono com'è elegante lei, come siete elegante, perché? Perché la madre in casa, pur essendo una donna, ve lo dico, sostanzialmente depressa, alcolista, tabagista, però è abituata a vestirsi bene, anche dentro casa porta sui jeans la camicetta di seta. Invece le madri di queste ragazzine dentro casa stanno in vestaglia, stanno in pantofole, cioè sono un po' così. E quindi queste ragazzine che puntano, no, a mettersi tacchi a spillo, a essere carine, a essere truccate, poi riconoscono che la semplicità di questa donna è una forma di eleganza e quindi la ammirano. La figlia invece ammira molto questa sua amica Valentina, da cui è andata a dormire dopo la discoteca, e l'ammira perché? Perché la famiglia di Valentina è una famiglia borghese in cui tutti i riti borghesi, tutte le abitudini quotidiane sono normali, cose che perché lei non vive, perché lei vive in una famiglia che è una famiglia un po' così a metà, che vive con la madre, e in effetti c'è questo legame, questo rapporto tra madre e figlia su cui aleggia una figura maschile, che è questo Nino, che però non è il padre della ragazzina, e quindi c'è una presenza maschile che si, diciamo, insomma, si palesa, ma in realtà non si concretizza. E però poi sarà questo Nino che accompagnerà la figlia quando la figlia partirà, la verrà a prendere e poi la porterà dove deve portarla. E la madre, in occasione di questo... No, ecco, voglio dirvi un'altra cosa prima.
Allora la figlia è tutta contenta perché è andata in discoteca, è andata poi a dormire dall'amica e parlando con la madre le dice che appunto loro sono stati in questa discoteca che è in un palazzo nobiliare e le dice che si tratta del CISC. Il CISC. La madre rimane agghiacciata. Perché? Perché il CISC era un posto dove la madre nel 68 e poi in tutti gli anni 70 è andata perché con il collettivo di cui faceva parte in questo palazzo, in questo centro che insomma la sigla CISC, il Centro di Iniziative di Sviluppo Comunitario, lei con altri da una parte offriva un servizio diciamo di asilo per i bambini dei vicoli, dall'altra tenevano dei corsi serali per gli studenti lavoratori, per cui era un posto dove forniti dei servizi sociali, no? E invece in pochissimo tempo, nel giro di 10 anni, questo CISC è diventato una discoteca. Apparentemente è questo il punto, e invece non è così, perché in realtà la madre dice che nel 68 e poi in tutti gli anni 70 questo centro era stato strappato, diciamo così, alla sua originaria destinazione, cioè lei dice, noi siamo stati una parentesi tra la garçonnière del duca, perché questo palazzo apparteneva a un duca che teneva appunto le garçonniere in questo palazzo, e il CISC inteso come discoteca. Quindi per pochissimi anni in realtà questo palazzo è stato adibito a qualcosa di socialmente utile, per cui in effetti questo rovescia completamente la prospettiva. Ecco, questo io vi volevo dire come diciamo succo, come sudato di questo testo che a me è piaciuto moltissimo, e cioè che questo testo, come tutta la grande letteratura, fa due cose. La prima è quella che vi ho appena detto, cioè di rovesciare la prospettiva. Un testo buono, diciamo, letterariamente fa sempre questo, cioè riesce a ribaltare il punto di vista. E un altro elemento di grande pregio di questo testo è il fatto che all'interno del testo ci sono echi e corrispondenze, ma questo testo intrattiene con tutti i libri di Fabrizia Ramondino delle corrispondenze, degli echi che si appunto si parlano, si corrispondono. Per esempio, in questo testo in cui il rapporto madre-figlia, c'è questo rapporto madre-figlia che è, diciamo, il fatto essenziale, si ripropone appunto un tema che è un tema caro a Fabrizia Ramondino e che per esempio è centrale anche in Altenopis, di cui poi ci parlerà Giumpa, o forse anche Daniela, penso. In Altenopis, che è un altro nome per Napoli, che significava, in origine significa occhio di vergine, e invece i tedeschi durante la guerra interpretavano come occhio di vecchia, e si capisce perché, perché nella parola Altenopis, che è una parola greca, i tedeschi sentono l'aggettivo alt, che vuol dire old, vuol dire vecchio. In questo romanzo c'è Fabrizia Ramondino piccola che con la famiglia va sfollata in campagna, anzi al mare, e diventa importante, certo, il rapporto con la nonna soprattutto, ma molto il rapporto con la madre, che è un rapporto difficile, un rapporto anche di dolore, se vogliamo, ma soprattutto diventa un rapporto bellissimo nella fase finale.
È molto toccante nella terza parte, verso la fine del romanzo, tutto il pezzo, diciamo, in cui Fabrizia Ramondino parla degli indumenti della madre, e attraverso la storia degli indumenti della madre, no, questa madre che era stata una donna molto elegante, di grande, con una vita sociale anche molto di rappresentanza, poi piano piano, lentamente, nel corso della vita è diventata anziana, il marito è morto, sono finite certe occasioni sociali, lei si è molto ritirata, piano piano si è sottratta alla vita, no? E tutto questo viene raccontato attraverso la storia degli indumenti di questa madre, una cosa meravigliosa, molto toccante, molto emozionante. Niente, vi lascio dicendovi che adesso appunto Carolina e Marina, Carolina Germini e Marina Benetti leggono, insomma recitano dal secondo atto, dall'inizio del secondo atto. Dico l'ultima cosa, veramente l'ultima. Allora, è molto interessante il fatto, o meglio voglio sottolineare il fatto che l'ideazione di questo incontro si deve a Carolina Germini, che è una ragazza di 25 anni, e Marina con lei è un'attrice bravissima di anche lei meno di 30 anni, vale 28 anni. Lo dico per dire, perché si dice sempre che i giovani non hanno iniziative, non hanno progetti, aspettano che gli adulti risolvano i loro problemi. Invece loro sono la dimostrazione che non è affatto così, che i giovani hanno molte energie, hanno molti interessi, vogliono soltanto che li si lasci fare, come un po' anche noi abbiamo cercato quando eravamo giovani di fare delle cose, e gli adulti devono permetterci questo e non ostacolarci, o meglio, a loro ovviamente, perché adesso io non... lasciamole leggere assolutamente. Accolgo il suggerimento di Maria Ida e passo il microfono.